In realtà tutto si risolve in due parole, perché no? Nel senso che l'idea di poter in qualche modo contribuire allo sviluppo culturale della mia città è molto gratificante, poi se riuscirò a fare alcune cose che ho in mente lo sarà ancora di più. Posso dire una cosa, ho accettato senza sapere se il presidente della biblioteca ha un emolumento di una qualunque natura, che può essere da un cono gelato a uno scontrino mensile per il parcheggio. Di conseguenza la cosa significa che proprio veramente mi ha fatto piacere l'idea di poter partecipare alla vita culturale della mia città. Se Cotto fa l'assessore siamo aperti a qualsiasi forma di perversione. Certo che Faletti presidente della biblioteca e Cotto assessore alla cultura non è un bel biglietto di presentazione per la città di Asti, però cercheremo di far ricredere il mondo.